Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova lezione, Gino. Allora, cosa ci spariamo? Vediamo questo mazzo qua che è bellissimo. Vediamo un po'. Allora, togliamo Jolly. Queste carte pubblicità che non servono. E mescoliamo. Ok, Gino, è un mazzo mescolato? Sì. Casualmente. Diamogli un'altra mescolata, come si dice, fatta al mestiere. Ti invito a prendere il mazzo in mano. Forse no. Quando mai il mazzo si prende, faccio un altro. E metti delle carte giù una alla volta, quando vuoi ti stoppi. Ti fermi. Fatto. Andiamo così? Sì. Ti interessa questo o questo? Questo. Ok, prendila, mostra pure la telecamera, io mi giro. Fatto? Sì. Posalo su un mazzetto che sta per terra e mettici tutto il mazzo sopra. Posto? Sì. Ripetiamo per la seconda volta la stessa operazione. Prendi in mano il mazzo. Va. Quando vuoi, come sempre, ti fermi, ti devi ricordare due carte. Fatto. Fatto? Sì. Questo o quella? Questa. Ok, mostrala. Ok. Posala e mettici il mazzo sopra. Ok. A posto. In questo mazzo abbiamo, potrebbe stare qua, potrebbe stare in una qualsiasi parte del mazzo, due carte che tu hai scelto. Ora, io le metterò una alla volta sul tavolo. Tu tienimi il polso, per favore. Ok. Non provare emozioni perché le capisco attraverso il polso, eh? Vabbè. Pure che è facile da capire. Sì. Ok, se pensi che possa aver varato, ti do il mazzo. Tu le metterai una alla volta, faccio un altro, nominale, le devi nominare. Io cercherò di capire la carta tua soltanto sentendola nominare. Okay. 4 di cuori, donna di cuori, 8 di picche, cappa di picche, 3 di cuori, 2 di cuori, 9 di picche, 10 di picche, K di cuori, 5 di cuori, 2 di picche, 1 di cuori, 6 di fiori, 3 di fiori. Stop! Diciamo che forse come seme è uguale a questa. Sì. Allora penso di aver capito bene, la tua seconda carta era il K di cuori. Giusto? Sì. A posto. Spiegazione di questo bellissimo effetto, che poi lascia tanta libera interpretazione come sempre. Gli effetti più sono semplici, più sono belli da interpretare. Allora, semplicemente sfrutta il principio della Gemini Count. Questo potrebbe essere pure presentato come un touchless, cioè fai mescolare uno spettatore, poi gli dici di stendere per verificare esattamente che siano mescolate e dobbiamo tenere a memoria la prima e l'ultima carta, quindi K di picche e 9 di cuori. Una volta fatto questo, lo spettatore che cosa farà? Metterà delle carte una alla volta, giù. Ovviamente come prima carta andrà una delle due che abbiamo doppiato. Quando vuole si ferma. Ipotizziamo un stop qua. Gli diciamo pure quale sceglie, se questa o questa, mettiamo caso questa, lui la guarderà e dovrà ricordarsela. Mo la metterò a faccia in alto così per meglio ricordarla. Sopra va tutto il mazzo, per cui sopra la prima carta scelta andrà la carta che noi abbiamo adocchiato sotto al mazzo. Si dà il mazzo a un secondo spettatore e gli si dice di ripetere esattamente la stessa cosa, quindi farà 1, 2, 3, 4, quando vuole, deciderà di fermarsi, lui si fermerà qua. Mettiamo caso voglia guardare questa carta, donna di cuori,
la posa e chiude con il mazzo. Sopra andrà la seconda carta. Il gioco è fatto. Consiglio di portare qualche carta dalla cima del mazzo sotto per semplificare, perché dato che ci rendiamo conto la distanza, se si sono fermate dopo poche carte, e non stare a girare tutte le carte che facciamo le calende greche, allora prendiamo un po' di carte dicendo guarda, la tua carta potrebbe essere fra queste, insomma, cioè non lo sappiamo. Come trovarla? Ora qua la maniera di trovare una carta è davvero a libera scelta, nel senso che io vabbè posso far mettere il polso, dico sento attraverso l'emozione che proverai nel vederla, io la capirò. Oppure molto semplicemente la giriamo le carte e diciamo guarda, cerca da non fare espressione con il tuo viso, perché io capirò da qualsiasi espressione qual è la tua carta. In realtà noi andremo avanti fino a quando non arriviamo alla carta chiave nostra, che ovviamente era il 9 di quadri. Noi abbiamo il 9 di quadri e K di picche. Quindi una volta che abbiamo visto il 9 di quadri, la carta che segue è la carta scelta dallo spettatore, che noi possiamo immediatamente bloccare e dire ferma, questa è la tua carta. A questo punto passiamo il mazzo al secondo spettatore. Il secondo spettatore non dovrà fare altro che nominarle. Quindi dirà 3 di quadri, 10 di quadri, 9 di picche, fino a quando non arriverà a nominare la nostra seconda carta chiave, che era la donna, che era il K di picche. Ok, perché avevamo lasciato, infatti faccio un altro, la carta scelta. Quindi una volta nominato il K di picche, e va da sé che la seconda carta che segue il K di picche sarà quella scelta. Questa volta però non lo blocchiamo immediatamente, lo lasciamo andare avanti un po' di carte fino a quando gli diciamo stop e gli diciamo guarda, io ho sentito un cambiamento tonale su una carta specifica, o ci inventiamo qualche altra cosa. Dopodiché nomineremo la sua carta dicendo guarda, la carta che tu hai guardato era la donna di cuore. Non lasciamoci ingannare dal fatto che non ci sono tecniche oppure sono semplici, perché noi lavoriamo per il pubblico e vi posso garantire che già un effetto così a un pubblico normale gli fa tanto tanto male. Per oggi è tutto ragazzi. Ciao, alla prossima!